Ragazzi, io ho empatizzato un po' con questo video, un po' l'ho ritenuto da pazzi. Secondo me, andiamo avanti. Dai, cominciamo senza premesse, via. Piccola parentesi ironica. Freebooter nostalgico ha ricaricato il video in cui distavo tutti quanti al Cerbero Podcast, che quella live era stata tirata giù proprio da Simone, in cui dicevo che Simone era l'anello debole. Forse non ci sono andato tanto lontano, Scherzo. Simone, hai tutta la mia comprensione. Scherzo, ti voglio bene, Il Simone. solo fatto che io ci abbia messo tipo 10-15 minuti a convincermi a premere REC, registrazione, per il terrore di premere sto tasto e iniziare appunto a fare sto video, penso che... È un bellissimo ragazzo, Simone. Peccato che, cioè, trasudi pochissima voglia di vivere. Ma proprio riesco a percepirlo, anche solo guardando un Ogni frame. singola volta che parlo, che fa qualcosa, si vede che ha meditato per trovare l'energia di farla per un'ora. Verissimo, Sembra che si verissimo. impegni a fare anche le piccole cose. Sembra un calvario, cioè sembra che abbia un peso enorme, un grosso masso, uno zaino con un Vorrei masso. veramente essere nato suo fratello. Io, quando veniva a Milano, mi scriveva sempre, ci vedevamo sempre, e io lo vedevo rinvigorito quando parlavamo. Cioè, nel senso, parlavamo, ci fumavamo anche qualche Bro, cannetta. tu per internet comunque rappresenti un po' quello che ti ha detto mio fratello l'altra volta. Non si è mai visto un personaggio come te a livello di cosa può succedere se dico la verità. Una cosa sola. Che dici la verità. E questa cosa qua piace, la gente lo vede e soprattutto i creator lo vedono e ironicamente ne empatizzano più i creator perché andando avanti col tempo è sempre stata una cosa di ti spogli sempre di più fino a che non diventi un guscio di quello che la gente vuole sentire e non di quello che tu vuoi Ciao dire. Tu sei il contrario Nani, e ci sarai al quindi Torino Comics. In caso ci ubriachiamo a merda. tu mi hai rinvigorito quando ti ho conosciuto, ma come proprio vita, non youtuber, perché io credevo di essere una persona che diceva le cose in faccia, ma tu non te ne hai fatte proprio un cazzo. Forse sei davvero un opposto a cui non voglio arrivare, però è vero che ispiri. Intanto grazie. Te l'ho sempre detto in Lo realtà. so, però non così, almeno. Detto. Come no? No, vabbè, volevo solo dire questa cosa qua, che quando si vuole parlare come sembrava che si fosse tolto un piccolo peso, cioè veniva qua, ci fumava una cannetta, ci facevamo due cazzate, come va, come non va, secondo Una? lei... Ah, Sì, canne di droga. Ok, hai ok. Ho capito? capito. Ok. E lì sembrava molto più rilassato, sembrava in chill, mi raccontava anche i cazzi suoi. Secondo me, queste persone qua, dico il Cerbero o comunque tutti gli influencer, fanno una vita strana, ma anche fra di loro hanno un rapporto particolare che io non riesco a comprendere al Io 100%. solo. Io mi sto prendo solo ora la vita dei creator solamente perché tu mi mandi in una palestra dove ci sono loro. E quindi Vabbè, ma questo. noi siamo normali, tra virgolette, cioè letteralmente tra tutti quelli che ho conosciuto, Andrea è solo un iraniano. Questo è il suo problema, Solo un è solo un iraniano. iraniano, mentre Vicious è solo un Lo so 42enne. imitare perfettamente, Andrea. Eh? Dai, Marco, prendi questa cosa. E certo, Dani, certo. Ma non so se questa cosa si può fare. Non lo so. Sempre oblungo. È un no, lui è la sua più blu, lui è Slenderman. Veramente. Oh, certo. Sì. Un cazzo di Porco professore di Dio, matematica. sì, è uno Slenderman che ha voluto fare Non vogliamo pedagogia. proprio vederlo il video di Ma Simone. andiamo a vedere il video. Sia sintomatico del perché io debba fare sto video. E io devo fare sto video, ma allo stesso tempo ogni mio istinto mi dice di non farlo. E non parlo chiaramente solo di questo video, ma di video in generale. Questo video penso che si chiamerà Chiudo il canale, perché credo che sia ciò che mi serve in questo momento. Non sto bene psicologicamente e... Scusa se interrompo, questo qua voglio parlare a Simone che sicuramente guarderà questa cosa qua. Voglio dirti, cioè, ma tanto non caricavi video, perché hai sentito il bisogno di chiuderlo? Questa è una domanda che ti vorrei fare io, cioè, che cosa ti ha portato a dire chiudo il canale YouTube se tanto non ne facevi di video e quindi rimaneva là e facevi live su Twitch? Anche perché, come lui ha appena ammesso, è comunque un periodo di confusione. Mi sembra una decisione troppo non confusa dire chiudo il canale. Guarda, una regola che mi sono detto da un sacco di tempo ed è una frase secondo me giustissima, è questa: non prendere mai decisioni in momenti di disagio. Quando sei Vero. in una situazione di disagio e ti senti a disagio, lasciare la tua ragazza, per licenziarti, far esplodere la serie di Twitch America,
fare, che ne so, un attentato, fare un attentato, non devi far rendere la tua decisione in un momento iniziale. Il giorno dopo, quando sei un po' più rilassato, a mente lucida, a mente chiara, bazooka. Se sei ancora deciso a farlo, fallo ovviamente, perché vuol dire che a mente lucida non fate assolutamente niente di queste cose qua. Quello che voglio dire, appunto, questo: quando sei in una situazione di disagio, se ti lasci, poi te ne penti, ma te ne penti amaramente, magari fai delle scelte irreversibili che ti condannano ad una infelicità eterna. Di conseguenza, Simone, questo è un consiglio che ti do: non prendere mai decisioni, che secondo me quello era un momento di disagio. Seconda regola, perché questa è una bella prima regola. Seconda regola: non mettere mai plasci, degli ossecchiotti, comunque dei pupazzi di merda sopra il tuo pianoforte, perché questa cosa qua è fuori di testa. Un fluff di merda sopra il pianoforte. Non fate questa cosa. Non mettete mai più. Oppure piccoli cappelli di Doraemon, di Ness, quello là. Ah, ma perché lui era fa cagare, quindi YouTube, perché qua c'è pure la targa. Non metterlo sopra il pianoforte, questa è la cosa. Puoi metterlo da un'altra parte, non sopra il pianoforte. Vabbè. Tenere aperto questo canale, perché voi non lo sapete, ma io, cioè, sono mesi che mi scervello con i miei amici, con Giorgia, che è la mia ragazza. Risposta subito. Scervello, dico, io devo ricominciare a fare video su YouTube, fa cagare, io non so che fa, non so come tornare, potrei fare questo format qua, però, oppure quell'altro format lì, posso fare dei vlog, posso far vedere com'è la mia daily routine, che ormai sono diventato uno streamer, no? Quindi un'idea era anche di registrarmi come una sorta di diario, come facevo sul secondo canale tipo anni fa, cioè fare dei vlog montati. Ma il fatto è questo: ogni volta struggling. Che registrare un video e non più andare in diretta, non gliela faccio. Cioè, come in blocco, e dico, vabbè, tanto sti cazzi, no? Cioè, non me ne frega un cazzo, né tanto a me né alla gente. Non è vero, minchiata. Questo è vero, che si fa a disagio. Questo qua secondo sia a disagio. Allora, questo è veramente un messaggio che voglio mandare a YouTube, perché da questa cosa ci sono passato per micro momenti, erano momenti di totale veleno. Tu, per quanto sei tutta la gente che serve per fare il contenuto, non sei un cazzo di nessuno per sapere cosa piace alla gente, fino a che non metti quel contenuto là su internet. Tu non puoi mai veramente saperlo, non imponi tu il gusto alla gente. Questa cosa io a volte l'ho scoperta al contrario, perché a volte dicevo e facevo cose per fare un po' l'alternativo del cazzo nei video, per provocare, cioè quella cosa là me la cercavo e la ottenevo, ma a volte ottenevo il risultato opposto, però la gente si innamorava di me perché facevo lo stronzo così. Secondo me lui è una situazione molto simile. Non puoi, cioè, dire chi se ne frega, la gente non importa, è molto sconsiderata, secondo me. Più che altro, secondo me, non importa a lui più che alla gente. Cioè, lui non importa a lui. Esatto. Non puoi. A lui non importa di se stesso, e quindi pensa che a nessuno importi di non lui. Non sei il tuo pubblico. È più che altro questo qua denota, secondo me, il fatto che sta male, che c'è un malessere. Simone, non sei il tuo pubblico. Ed è un vantaggio o uno svantaggio. Io questo canale lo seguivo sempre. Cioè, il canale di Simone, guardavo ogni video che faceva. Anche adesso, cioè, se caricava un video, tipo questo l'ho guardato. Cioè, quindi se caricava, che cazzo ne so, lui che si grattava le palle, lo guardavo uguale. Quindi non è vero. Questo qua è proprio per dire che io sono un esempio di questa cosa che hai appena detto. Proprio perché stai male, non prendere decisioni che hanno bisogno del benessere per essere confutate, come chiudere il canale o addirittura dire che non fottevo un cazzo né a te al pubblico. Io dico sempre che comunque sia, c'è sempre qualcuno a cui piace la tua cosa. Non vuol dire che devi fare tutta la merda del mondo, ma a volte quando stai di merda, e questa cosa veramente, Simone, te la dico, a volte quando stai di merda equivale al tuo giudizio su ogni cosa che fai, altrimenti non staresti di merda, altrimenti non vedresti tutto quello che fai come una merda. Ma mai, cioè, come puoi additare il pubblico degli stessi tuoi gusti, soprattutto quando stai di merda? Non è proprio così. E al massimo puoi dire non mi piacciono i miei contenuti, ma secondo me allora, il pubblico no. Questa cosa, secondo me, non era neanche autocritica la sua, cioè proprio lui è convinto di quello che non è neanche una persona, secondo me, che si è messa, come ha detto lui, guarda il format, guarda quello là. Secondo me non ha scritto neanche, semplicemente ha detto secondo me non importa più un cazzo di nessuno di me, che non è vero. Non è vero, Simone, non è vero, neanche a me frega di te, guarda che sto facendo adesso. Quindi non è vera, questa qua è una minchiata. Secondo me si vince anche dalle views, perché sono stranamente poche, proprio perché si vede che è un'opinione quasi buttata là.
non è confutata. Secondo me c'è, ci sono tutti gli estremi di un disagio psicologico che deve curare qua, in questo video qua. Questa è una mia impressione. Vorrei solamente inondarlo di bacini. Anch'io vorrei solo aiutarlo in realtà. Lo prenderò per il culo perché so come sono fatto. Però ti vorrei aiutare. Insulta e poi fa la vittima. Ma di che parli? Attualmente, ma anche in passato, sono tornato qualche video sporadico, no? È sempre stato per un bisogno dei soldi. E in questo momento specifico della mia vita, bella foto, per varie motivazioni o ristrettezze economiche, cioè tipo rispetto all'anno scorso ho il 10% degli averi, cioè quindi non voglio che mi facciate i conti in tasca, anche perché... Cioè, se volete farmeli, fateli bene, vi passo l'estratto conto, così potete vedere tutte le entrate, le uscite e giudicarmi di conseguenza. Però, niente, il periodo è questo. Bro, è pessimo, questo lo fa ancora, perché mi arriva una sorta di... Perché c'è cosa? Scusami, bro. Disillusione per quanto riguarda proprio la vita in generale. Potevo chiamare questo video anche, credo di essere di nuovo depresso. Ovviamente voi non lo sapete perché siete gli iscritti di YouTube, fa cagare. Cioè io pure sta cosa, non mi sento di starmi rivolgendo ad un pubblico che non sa un cazzo di me. Cioè voi non sapete un cazzo di, cioè, ormai di chi sono io. Aprite un video dei 2 anni fa, del 2017, dei miei primi video del 2016, non sono io. Sono passati più di 2 anni comunque. Che vuol dire però questa cosa qua? Cioè è una recriminazione, che cos'è? Gli dà fastidio? Penso che lui abbia coscienza del fatto che appunto questo video qua per la gente è incomprensibile, tra l'altro anche per me, come abbiamo detto prima, e che non possiamo capirlo al 100%. Ma allo stesso tempo non ci aiuta questa cosa qua, anzi è uno sfregio e basta. Non è, secondo me non ha senso questa recriminazione. Anche perché non è vero. Ma ve ne accorgete pure da come parlo, immagino, no? Cioè, non avete un po' la sensazione, ma questo chi cazzo è? Perché ce l'ho io. Come torniamo al discorso di prima. Parlo di chi segue tutti i giorni il Cerbero Podcast su Twitch ogni giorno alle 15 alle 21. Non parlo di voi, parlo di chi ovviamente si è iscritto a sto canale nel corso degli anni e poi non ho più pubblicato video, quindi avrà smesso pure di vedere la mia faccia. Quelli di YouTube sono diversi da quelli del Cerbero. Secondo me neanche troppo. Sì. Cosa? Secondo me non è così vero. Tutto nel suo caso, visto che lui faceva critica sociale prendendo i casi su YouTube, fa la stessa cosa su Twitch. Esattamente, quindi non sono d'accordissimo. No, se io non fossi io, questo qui di adesso, io con la mia... Questo qua è il mio momento preferito del video. Se io fossi io, e poi non ho più pubblicato video, quindi avrà smesso pure di vedere la mia faccia, come la canzone dei Pooh. Se io non fossi io, questo qui di adesso, io con la mia faccia, mi chiedo spesso, sai cosa sarei? Il meccanico che ha l'anima molto più pulita delle mani, o il furbo che non se le sporca mai. Qui io mi vedrò in macchina e te, quando ha fatto sto pezzo ci siamo detto... Ok, qua c'è qualcosa che non qua c'è quello quando non finale. Vuoi fare 2 giri ma 4 di canzone, vuoi fare il completo, vuol dire che male stai davvero. C'è qualcosa che non va. Cioè, mentre tornavo a casa, tra l'altro io odio questa casa, odio stare qui in questa stanza. Cioè voi non potete capire quante cazzo di volte mi sono messo qua su OBS, no? Qua, no? Su sto programma. Mo c'è il termine alla registrazione, oh, perché chiaramente sto registrando. Se no ci sarebbe scritto avvia la registrazione. Qua. Grazie. Minchia, Simone. Ma quando sono stato con il mouse, il dito sul mouse, su avvia la registrazione, mi specchiavo lì, mi specchiavo nello schermo e non facevo niente. Sì, dai, ora farò una reaction ai nuovi video di Chicco la Rana che sono scandalosi. Tipo quella... l'esperimento sociale, quello sul catcalling maschile, che ho fatto alla fine? Non ci ho fatto il video, l'ho linkato al Cerbero. C'ho la tosse, non mi cioè, sto a... già questo è quello che hai detto tu prima. Se non l'ha fatto e l'ha linkato al Cerbero, vuol dire che sono strettamente correlate le due cose. E il Cerbero piace, fino a prova contraria. Almeno da quello che so io. Da quello che so io, va bene. Piaciucchia. Al Cerbero va bene. Piani, ho la tosse e ho mal di gola, tra l'altro. È stato così per tante altre cose. Ah, su questo argomento ci farei tantissimo un video, ma sai che c'è? O link al Cerbero, meglio, servono link, o comunque c'è, cioè, sto più ovviamente ormai nella dimensione streamer, nella dimensione Cerbero.
che non c'è niente di male. Faccio un attimo pausa alla cazzo di registrazione perché devo un attimo raccogliere le idee, vaffanculo. È sapone quello? Esatto, i soldi stavo dicendo. E anche sto fatto che la mia motivazione principale per ricominciare a fare video sarebbe che mi servono soldi, con Surfshark che proprio santi, no? Loro continuano a scrivere, ma perché non fai più video? Cioè noi vogliamo darti i soldi di Surfshark, perché non fai video? Che fine hai fatto? Io dico, regà, sto a fare altre cose, rispondo, però la realtà è questa, non ho il minimo stimolo, non solo per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda qualsiasi cosa che determini un mio sforzo. Io mo, ripeto, riguardando indietro a tutti i video che ho fatto, sono tantissimi! Quante cazzo di cose ho fatto? Video che fanno ride, video che fanno riflettere, video che fanno schifo. Però comunque, cioè, ho fatto un sacco di cose. Ora mi sono ritrovato pure a riguardare i video, che io non li riguardo mai. Li ho riguardati tanti perché appunto mi sono messo con Giorgia, che tra l'altro in questo momento specifico è, penso, l'unica gioia della mia vita, e lo dico tranquillamente. Secondo me dovresti dirlo con grande nervosismo. Secondo me dire l'unica gioia della mia vita è una cosa che non sei tu, non lo direi mai con grande tranquillità io. Uguale. Non lo direi mai con grande uguale tranquillità. Uguale identico. Vabbè. Perché almeno quando sto con lei mi sento al sicuro. Che bellino, lo amo. È proprio un cuccioletto. Ma sono sicuro che posso proprio respirare profondamente. Ma tralasciando questo, cosa che non posso fare ovviamente nella vita di tutti i giorni, sento un sembra molto arrabbiato con se stesso. Proprio però anche un percepisco, anche un po' reso. Sta roba qua, bro, è importante perché hai notato, tu ti frequenti molto più con influencer che me. Noti un pattern di tristezza, intendo cose specifiche che dicono e fanno. C'è tantissima sindrome dell'impostore in tutti quanti, tantissima gente che pensa che non vale niente. Ma sai cos'è anche? Probabilmente è la live che dà questa cosa qua, perché il video c'è un lavoro dietro, c'è l'editing, c'è la scrittura, c'è un pensiero dietro, mentre nelle live si dicono quindi... E c'è molto più valore dell'improvvisazione, di dire, di guardare, di fare reaction, cose così. Però il cervello si spacca il culo a fare sempre cose diverse. Minchia, bro, i Boscar sono un evento, ma a livello veramente nazionale sono pazzeschi. Perciò come fai a dire a una persona che è importante, che non si vede importante, che è importante? Non puoi. Non puoi. Ma perché pure io ce l'ho in maniera diversa, molto diversa, perché io faccio quello che ho fatto prima, mi chiudo in cameretta una settimana e mezzo, comincio a pensare, guardo cose che riescono. Ma per sindrome dell'impostore? No, anche, ma per qualsiasi cosa, per qualsiasi malessere, cioè ho la mia tecnica per gestire questa cosa qui. E la mia tecnica è starmene fermo, immobile, e penso, cerco di capire qual è il problema, cerco di darmi una soluzione, cerco di capire se sono io, se sono gli altri, cioè, e mi metto in una posizione in cui sono di comfort. Okay. E dopo un po' respawno, infatti sono respawnato dopo un tot. Okay. E come funziona? Ovviamente questo è un mio metodo personale. Quello che suggerisco a lui, perché lui è uno che pensa, si vede tanto, uno che si guarda allo specchio, che si fa schifo da solo. Il consiglio che ti posso dare io, Simone, è di guardarti altro, di non guardarti allo specchio, ma guarda attorno a te, guarda le persone che hanno magari un malessere simile al tuo, cercati un filosofo che rispecchi, cercati uno psicologo che rispecchi il tuo stato d'animo attuale, vedi come risolvono loro i problemi, vedi se è attuabile la loro strategia, la loro tecnica, perché molto spesso basta pochissimo, veramente poco, per stare un pochino meglio. Aggrapparti ad altri totalmente, ad esterni, però a persone vere, esempio la tua ragazza, è utile, è bello, ti fa stare tranquillo, ma crea quel rapporto, quel legame che dopo un po' diventa tossico per esperienza personale. Non puoi carburare il tuo legame. Non ho detto comunque che sia, ma ha detto che è l'unico respiro, però comunque ne ha parlato in maniera molto... Sembrava che fosse molto legato, che fosse legato quasi a livello materno, nel senso che se... Ma tu non se... l'hai mai fatto? No, io no. Per quello io non ho mai ricercato questa cosa qua, okay. Però io sono passato pure io con la mia ex ragazza, okay. Era più lei che era attaccata a me, sì.
Sai cosa vuol dire? So cosa vuol dire, l'ho visto, l'ho esperienziato. Allora, e vedo che è terribile, perché vuoi solamente dirgli togli dal cazzo. Più che togliti dal cazzo, trovati una tua dimensione, porco dio. Quello. Sì, sì, e sì. Non c'è modo carino per dirlo. No, ma va, perché poi sembri un bastardo. Mi ricordo molto bene. Quindi, niente, andiamo avanti, dai. Di affanno, un senso di... boh, non lo so, di... Questo... Vabbè. Che non mi fa sta bene, no? Non mi fa avere stimoli. Non ho lo stimolo in questo momento di andarmi a lavare, che puzzo. Non ho lo stimolo di andarmi a far da mangiare anche se ho fame. Questo è tipica depressione. Sì, questo è proprio il sintomo di depressione. Non ho lo stimolo di fare niente. Per quanto riguarda la musica, link in descrizione per andare ad ascoltare Milano, che è il singolo che ho fatto uscire ultimamente. Milano. Ma anche in quel frangente lì, Simone, fai vabbè, andiamo musica. Io ho aperto anche il programma per fare musica qua sul computer. Niente, proprio non... Avevo aperto. Perché ho detto, che faccio? Faccio sto video dove dico che chiudo il canale e mi levo questo peso o provo a fare musica? Ho provato a fare musica ma non mi usciva niente. Tutto quello che faccio quando tocco la tastiera è banale, è ripetitivo, è già sentito. Toccate temi che sto cercando di affrontare ora. Cerchiamo sempre di dare il nostro apporto, almeno io, pure Marco, secondo me. Ed è come mi sento io ormai, banale, ripetitivo, sentito e risentito. Su YouTube adesso è tempo di altre nuove leve, di altri pupilli come... Questa è una cazzata! Sì, questa è una grossa e grassa cazzata! Perché lo dicono tutti? Ma guarda che... cioè, questo è paradossale, perché quindi, questo mi fa incazzare. Quindi mi devo togliere dalle palle. Lo sai chi l'ha detto recentemente, che ci penso ogni singolo giorno? Bob Burnham. Cosa ha detto? L'hanno intervistato perché ha vinto un Grammy, ovviamente per quel capolavoro che è Inside. Il mio tempo è finito, è il turno dei giovani, devono andare là e spaccare. Ma non funziona così! A parte che è un grosso insulto a qualsiasi persona che ha superato i 30 anni o i 26. Ma poi per tutti quelli che ti dicono, bro, quell'opera che ha fatto è la cosa più fresh che esiste. Io riesco a capire come diano così poco valore, esempio, all'esperienza. Cioè, Simone ha un'esperienza che non avranno mai le nuove leve. Di conseguenza, un modo di porsi, un modo di fare, riesce, potrebbe essere di esempio anche a loro, perché cioè, l'altra volta, bro, ho fatto una live con questo mio amico, si chiama Giuseppe, e lui, quello che abita in Giappone, mi ha detto che una grande differenza che ha visto nelle persone giapponesi con quelle là, rispetto a quelle italiane, è che i vecchi sono estremamente curiosi rispetto a su quello che i giovani hanno da dire o sulle esperienze nuove, mentre invece qua trattano le novità dei giovani con grande scherno, a volte li ignorano e gli interessano, fanno il solito nonnismo questo, del cazzo. Questo perché la prima cosa che deve dirti l'esperienza è che non può mai finire, specialmente se l'inclinazione lavorativa della persona, in questo caso Simone, è di internet, ovvero il posto che ti dice a gran voce non finiremo mai di imparare qualcosa. Soprattutto nell'intrattenimento, anche quello comico, non può mai finire. Dire è tempo delle nuove leve è stranissimo. Più che altro cosa vuol dire? Cioè, con chi c'è là? Con Cian Cianguilla c'è là che fai video come lui? E basta, le nuove leve di che cosa? Cian Cianguilla, togli dal cazzo. Dai, via dal cazzo, Cian Cianguilla. Ti strai col video adesso, finisco la live e ti fai la cosa originale ogni tanto, porco Dio. Cian Cianguilla, come cazzo, sì, vabbè. Link in descrizione. Non metterò sto video, però insomma, Cian Cianguilla, se metto il link in descrizione. E ma che cazzo te ne frega se Cian Cianguilla fa quella roba? Perché devi citarlo? Ha detto? Cioè, ha detto questa cosa qua, le nuove leve, Cian Cianguilla, metto il link in descrizione. Ma che vuol dire sta cosa? È tutto strano. Che significa sta cosa? Perché l'hai fatto? Perché lo fai? Qual è il messaggio che vuoi dare? Andate da lui, prendete. Fai risucchiare il mio canale da lui che sta facendo più o meno il mio stesso contenuto. È strano. Ma non ha senso. È come se dicessi: io adesso smetto di fare live. Andate tutti da Mario Sturniolo, andate tutti da Marco Merrino, andate perché tutti da Chicco Merrino, perché sono i miei amici e fanno qualcosa che ricorda me. Non è questo. Non sei te. Lui non è te. Dai, andiamo avanti. Lo paragonano a me perché fa dei video stile la falsità di, oppure fa comunque analisi adesso del mondo di Twitch. Fare analisi, perché anch'io ho avuto l'idea, no? L'idea di copiare questa nuova wave, perché ho notato anch'io che ormai
argomentare su internet come facevo io un tempo, ora ha senso parlo sul mondo di Twitch e degli streamer, poiché adesso le cose che stanno accadendo con più hype, più, con più scalpore, stanno accadendo sul sito Viola. Più dell'altro c'è gente là. Perché non hai visto Strumox live su YouTube? Solo che già lo faccio sul sito Viola, capito? Assieme a altri due stronzi come me. Quindi... Claim è più stronzo, no? Sì, è vero. Sarebbe ridondante, banale e già sentito farlo su YouTube. Fare vlog mi piacerebbe, ma non me va. O comunque non penso che sia proprio il target. Lui aveva fatto una mi aveva chiamato per un'idea troppo figa. Anche a me l'ha chiesto. Bro, quella roba là è meravigliosa. Che ti dovrebbe farla. Sai cos'è che ho notato? Perché non è solo lui, è tipo anche Omi mi sta facendo questo discorso qua, che vorrebbe ritornare a fare video. Me l'ha detto anche a me. Anche altri che non faccio nomi perché non sono miei amici. Ma dai, tre persone non tue amiche. Tre persone non mie amiche: Mario, Strugnolo, Gorilla. Aspetta, che non me ne viene in mente nessun altro. Raffaele. Sto scherzando. Raffaele Castalmo. Ho avuto un flashback di questo frammento di vita. Grandi raga, troppo rock. Rock. Fanculo, yeah. Madre. Yes. Che si è iscritto a questo canale, quindi mi rimane l'unica opzione di lasciare andare questo arto in cancrena che ormai YouTube fa cagare. Cazzo. Come puoi definire un canale di YouTube un arto in cancrena se non ci fai video? Cioè, un arto in cancrena è il canale di Pio3D. Il canale di Pio3D è un arto in cancrena perché fa video ogni settimana, vanno sempre peggio, lui ci sta male, ci soffre che vanno male, si lamenta, fa ironia sul fatto che gli vanno male, quindi continui, entri in questo circolo di... Quello è un arto in cancrena. Ma lui che non ne fa, come fai a definirlo un arto in cancrena se non sai neanche se ti vanno bene o male i video? Non ci provi neanche, se non ci provi non è in cancrena. Perché lui fa, se il credo che lui fa del suo canale, sia il creator che il pubblico, è sbagliato. Tra l'altro per tornare... Boh, più o meno, secondo me, però... Fa il creator e fa solo il creator e fa solo il suo pubblico. Lui non gli importa il bravo della gente perché lui è il solo pubblico. I soli gusti da contemplare quando c'è da capire se un video è bello o brutto sono i suoi. E sono quelli di una persona che ora come ora ha appena detto non si piace tanto. È questo che lo reputa in cancrena. Non lo è, ma come anche fai è a quello dirlo? Non è vero. Comunque, per ritornare al discorso di prima... Commenti. Quello che fanno gli streamer, oltre che un grosso, come dire, rilassarsi su una bellissima poltrona comodissima, perché molto spesso hai effort zero e tantissimo earn, cioè, sì. E di conseguenza se tu ti adagi su questa situazione qua, perdi... Non te leni più. Esatto, perdi un po' quella fiamma, perdi lo scontro. Bro, non quanto ci siamo divertiti su Impatto G, i video. Ma certo, bro, ma niente, non c'è neanche... Niente che proprio si intende come lavoro, niente che lo sforzo nelle live da... Le live sono belle quando ti diverti, ma lo sforzo è un'altra cosa. E quello dico, ti manca l'attività, non sei attivo, non fai fatica. Non ti alzi dalla sedia. Non ti alzi dalla sedia. Come dice Vicious, che per allenare la mente... Molto decadente di Simone, come adesso, oggi che diceva Vicious. Devi fare quello che non ti piace. Devi allenare la tua resistenza mentale con lo sforzo fisico. Ti alzi, fai un'altra cosa, vai a fare un vlog, vai da un'altra parte. Non so se posso esplorare l'idea, forse un giorno la farà, ma quello che mi aveva proposto a me, come anche a te, quanto ho capito, era fenomenale. Vero, tu vero. Puoi, Simone, non può nessun altro, perché hai le conoscenze, hai l'esperienza, hai l'argomentazione. La cosa strana di questo video, la cosa che fa sia schifo che brillare la tua persona, è che stai parlando della tua depressione in una maniera scioltissima, quindi si vede che sai parlare benissimo perché hai questa esperienza da parlatore online livello 100, ma parli di qualcosa di totalmente triste e dà un contrasto strano. Cioè, non balbetta mai, è bravissimo. Più che altro ha grossa coscienza di sé. Grossa coscienza di e sé. E questa cosa qua è... Oratoria 100, sì. Sì, sì, avere grossa coscienza di sé e parlare in maniera così fluida... È la prova. È la prova anche che magari una soluzioncina ce l'hai pure. La può trovare. La può trovare molto facilmente, quindi... Niente da più lontano da guarda, tanto per ricollegarci alla roba che hai detto prima, le nuove leve.
Questo video qua, una nuova leva non può farlo, meno male, fortunatamente, ma una nuova leva non può fare questo video qua, e per quanto possa essere astruso, per quanto possa essere brutto, per quanto possa essere un problema, questa qui è un'esperienza, questo qua è un sunto delle tue esperienze, e questa cosa qua non può farla chiunque, nessuno si troverà nella tua condizione, solo te ti ci trovi nella tua condizione, quindi sei unico, quindi vali. Sei importante. Quindi porco Dio, sei ripigliati. Importante, porco. Sei importante e non solo per te. Non esiste una morte dignitosa. Perché ho pensato, ma sto video registra tutto, regà, cioè, vivere in questo mondo, no? Dove ti esponi pubblicamente, giornalmente, tu stai attento anche al movimento, almeno io, anche al movimento involontario delle labbra se stai parlando con una persona. Io personalmente no, neanch'io, ma capisco, comprensibile. La prima cosa, specie quando sei in diretta, il minimo fallo, quando non hai il montaggio a salvarti il culo, può appunto costarti la perdita di un dibattito, la perdita della faccia, comunque una figura di merda. E quindi, pensando a questo video che sto registrando, anche adesso mentre lo sto registrando, dentro di me io penso, ma sto a fare una cazzata? O ha senso? Che tanto c'è, il canale è mio! Il canale è mio! Raga, molta confusione. Il canale è mio, decido io come chiuderlo, anche nel modo, anche in un modo non dignitoso, perché avrei dovuto fare un video di addio che in realtà non è un addio, no? Cioè che non farò più video. Io proprio in questo momento sento che non voglio più fare della mia cazzo di vita. Top one Italia. Sul secondo, ma neanche, cioè non è che mo dico, grande annuncio, farò video sul secondo canale, cioè non mi va di spammare nulla, se non magari appunto la canzone, link in descrizione di Spotify di Milano e il cedro, perché è il mio lavoro. Ma mi sembra molto contento, pure uno, cioè un pischelletto che ora mi arriva. No, se mo mi arrivasse il pischeletto e mi dicesse iniziare a fare video su YouTube. Ma inizia a streamare su Twitch al limite. Che cazzo. Ma come, le nuove leve non erano quelle che. La nuova leva, a quanto pare. Che cazzo vuoi fare? Ma ce l'hai in progetto? Cosa vuoi fare? Ormai lo si vede proprio. Cioè, levate sto mio video, andate nella home, andate nelle tendenze. Ma che cosa c'è? Vedete insieme, dai. Che è becca queste tendenze, arte povera, calcio, calcio. Ha tolto il Jekyll, non ha parlato di Jekyll. Non ha parlato di Jekyll. Quelli sono una vecchissima leva. I Jekyll. Più che altro i Jekyll fanno pubblicità e basta. Beh, non puoi sono saltare la prova che il tuo discorso. No, vabbè, in realtà poi guardi il resto e ha ragione. Perché però. Poi, da anni e anni le tendenze. Ok, però posso dirti, i Jackal sono ormai una realtà di produzione, non sono più degli YouTubers. Quello che sto dicendo è che è la prova che intanto guarda le tendenze, è da 10 anni che non mi sono mai piaciute le tendenze, non ho mai trovato quello che volevo trovare nelle tendenze. Vabbè, però ogni tanto ci finiva qualcosa di carino, posso dirti. Cioè anche il tuo, cioè Yotobi, ogni tanto arrivava. Quindi è più una cosa per... sono arrivato là perché ce la posso fare. Però è veramente la prova. Non ho mai aperto le tendenze per cercare contenuti. Secondo me neanche Simone. Calcio. Sespo si è lasciato con Rosalba, ragazzi. E sti cazzi! La dice lunghissimo. Sì. Sì, calcio, le canzoni, giustamente, calcio. Per dire, Isaac. Mr. Beast che fa video dove spende 4 milioni a video. C'era X Murri sopra. Né contro te, Ricky contro te, ma veramente io devo. Cioè, in che modo un giovane, ma anche io, ma una persona può inserirsi ormai in questo ecosistema saturo? Ma si può. Di merda. Ma non è vero. Ma non anche di merda, saturo di nulla. Ma non è vero. Beh, un po' ha ragione. Un po' sono d'accordo. Ma di nulla, ma che vuol dire nulla? No, mettersi dentro, se hai qualcosa da dire, ci puoi metterci dentro. Anzi, ma che vuol dire avere qualcosa da dire, bro? Avere qualcosa da dire, porca puttana, è quello che ti rende un influencer piuttosto che un figlio di puttana che fa live per soldi. Ah, certo, ma non è che. L'Okinator, benvenuto fra i bannati. L'unica alternativa a avere qualcosa da dire non vuol dire fare le cose per soldi. Io posso fare solamente. Io
Our Days l'ho fatto per divertirmi. Sapevo che mi è quello. Chi è che si diverte però, secondo te di questi qua a fare sta roba? Io non posso giudicare perché no, non lo però so. Te lo dico io, non, nessuno di quelli che ho visto. Io non li conosco. Io non li conosco. Io ho conosciuto te in un momento della mia vita dove pensavo che ero l'unico edgelord che mi faceva ridere a me stesso. Ho conosciuto te. Questa è la prova che non posso giudicare ad oltranza. Ma io non sono un non ero un content creator, non sono niente. Io sto niente. Parlando di divertimento, puoi divertirti anche se non fai video. No, il concetto è che adesso chi fa video non lo fa per divertimento. Però almeno non conosciamo questa gente. Sicuro che nel mondo di Sespo di fare il video mi sono show la Rosalba è fighissimo. Nel mondo di Sespo, io non sono Sespo. Minchia, secondo me voleva morire se ha fatto il video mi sono lasciato con Rosalba. Guarda che faccia che c'ha, si vede da qua. Vabbè, che sta tutto bislunto. Allora, io sono d'accordo con te perché spesso parliamo di questa roba qua che però il fatto che nessuno si diverte è una costante, secondo me, del pianeta Terra, non degli influencer. Proprio, cioè, se è vero che tu vivi la roba come sono tutti merda, allora io voglio un tuo video. Allora sono curioso di vedere che cazzo vuoi fare. Non mi interessa che tu pensi che siano non interessanti. Non dirlo questa cosa qua che è già imparanoiato, porco Dio, poverino. Non lanciargli nessuna sfida, che se no si distrugge, secondo me. No, il tappo del barile lo trovi scavando, perché è finito giù. Tappo del barile lo trovi scavando perché è finito giù. Adesso ho capito. È difficile, vero? Piaciuta? Boh. Inventata a me, ora. Sì, bravo, però. Contenitore di aria fritta, come si suol dire. Non lo so, io sono particolarmente d'accordo con lui, in realtà. Quindi, altro che morte dignitosa. Qua è proprio la classica morte proprio reale, umana. Cioè, proprio che uno stira e proprio scoreggia. Quando uno muore, caga. Lo sapevate, no? Si rilascia lo sfintere, è una cosa. Sì, io lo sapevo. Anch'io lo sapevo. Però. Devi dirmi che cosa mi fa ridere. Io un mezzo sorriso l'ho fatto e mi deve dire lui che non fa più ridere. Se Daniele morisse e si cagasse addosso. No, io le direi a tutti. Capito? Chiamerei Claudio per piacere raccontare che ti sei cagato addosso dopo. È dopo che sono Godslain, Godstyle. Anche sul marciapiede. Comunque si può morire. Sì, il marciapiede è usuale perché ci sono gli incidenti. Oh, gente che caga. Gente che caga che sui marciapiedi. Incidente, certo. Sì, sì, certo. Deve essere bello, non deve essere montato. Deve essere un grande vaffanculo. Ho perso proprio come posso dire? La serenità, se per serenità si intende il vivere la vita inconsapevolmente, cioè tipo andare la domenica al centro commerciale ed essere contenti di stare la domenica al centro commerciale, di star comprando cose, di star perdendo tempo. Gli manca la spensieratezza al Tutubi, ti capisco amico mio, me l'hanno tolta anche a me, fa schifo, ma ci si può convivere. Sicuro? Non c'è altro? Non c'è altro. Sento che non ho capito. Io faccio video da un anno su Aiza. Ok. Il discorso non ti diverti è una cazzata. Io mi diverto, altrimenti non li faccio. Allora, quello, il divertimento può essere una delle benzine per fare video, non deve essere l'unica, ok? Secondo me ci sono vari tipi di benzina. Avere qualcosa da dire, fare un discorso che è di filosofia, fare un video tutorial, fare un video sulla medicina, fare video perché ti diverti. Quello che io non tollero in generale è fare video per soldi. Questa cosa qua mi fa incazzare come una iena. Non è che mi fa incazzare, mi fa perdere. Grazie Enis Adi. Enis, farlo anche per soldi, finché i soldi sono la benzina per il tuo divertimento e per quello che hai da dire. Ma quando diventa fare solo video per soldi, fare gambling tutto il tempo perché porta views, porta pubblicità e fai soldi. Quando cominci a fare live. Ma infatti il problema è che molto spesso influencer lo si diventa perché tu inizi perché ti vuoi divertire. Tu hai fatto così, tu hai iniziato perché ti vuoi divertire. Certo. E quindi quella è la benzina non tanto dell'influencing quanto del tuo mero iniziare un percorso perché ti piace. Banalmente ti piace quel percorso. Quando ti arriva la fama e i soldi e questa roba qua, perché all'inizio Zeb iniziò l'enorme ondata, la mandria di persone che dovevano andare contro i soldi e le robe, le cose, tutti venduti? Perché effettivamente c'è una corruzione vera e maledetta dietro il far soldi e il diventare troppo famosi, ovvero quello che non è più importante che ti diverti, è solamente importante che funzioni.
Perché se togli il funzionamento non hai più la fama, non hai più i soldi, eccetera, eccetera. Quando invece bisognerebbe ritornare alla madre nave e divertirsi sempre. Ma è difficilissimo continuare a divertirti dopo che sei il divertimento per migliaia di persone. Io anche per questo, ragazzi, ve lo dico tranquillamente, che faccio live poco, che magari faccio un mese dove mi fermo perché io non mi diverto, nel senso, io mi sveglio e sono incazzato, vengo qua e sto incazzato, non è che faccio finte, faccio Ragazzi, tranquilli, ci penso io. Ho appena trovato uno dei sei segreti, perché so che sono sei, del fare Twitch sempre, fare live, comunque lavorare, non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, mai, 33 anni, mai fatto. Costringerò Daniele a spaccarsi il culo per stare sempre davanti ai vostri occhi. E se non lo faccio non sono un bravo amico. Stavo dicendo proprio che il mio discorso non si collega ad un vero e proprio lavoro, per quanto io ci mangi, quindi è un grossissimo paradosso. Ma allo stesso tempo io mi fermo anche, perdo 3.000 euro, perché quello è di cui si parla. Mi fermo un mese, perdo possibili 3.000. Non me ne frega un cazzo, perché quando vengo qua sono sicuro che apro la telecamera, parlo con voi, ci divertiamo e parliamo di cazzate. Se invece devo aprire mi devo lamentare e sono incazzato, e quando sono incazzato sparo la cosa che non... Quello che ho detto prima, non prendere decisioni quando sei in un momento di disagio. Però bro, sì bro, ma io sono qua e se io dico Cristo di un Dio, senti, esplodi. Senti, io mi ricordo di momenti dove quando facevamo Twitch assieme, grazie Giorgio, tu ti alzavi che eri un maledetto cane e io dovevo costringerti a fare live e tu mi dicevi no, e io facevo pure la puttana, dicevo e dai un'ora e se non ci divertiamo spegniamo. E le migliori live, fra cui quella di Beast Inside, stavo proprio per dirti l'uomo col cappello, quella sono live, nate per questa tua costrizione. Io sono veramente pro, bro, ascoltami, perché ci sono passato, appunto, se vuoi dare un valore all'esperienza ascolta la mia, sono passato dal periodo devi essere ispirato e deve essere divertito. Io non voglio dare mai a loro la mia merda, per questo anche mi sono fermato per uguale mesi. Però a volte non sai cosa è merda, a volte vai nella stessa situazione di Simone e non puoi capire neanche se ti divertirai o no se prima non ti vedi con tutte queste facce. È questo, ed è difficile, e secondo me veramente la fatica di questo lavoro è questa. Ma non confondiamolo col stare tristi, e ne puoi benissimo uscire, però tu decidi che non vuoi uscirci. Perché io, a volte io come ti ho detto, ve lo dico anche a voi, adesso che ne abbiamo la possibilità, io mi autoinfliggo delle punizioni, ok? Nel senso che quando c'è stato questo calvario dell'aspettare cose così per il ban di Twitch, io mi ero preposto 2 anni come tempo limite, me l'ero preposto dall'inizio. Samuele Di Martino mi manda un grosso flex di muscolo. Samuele, non so chi tu sia, ma il verificato, quindi presumibilmente sei più importante degli altri. Fammi vedere il suo canale, dai, vediamo il canale di sto qua. No, apri un'altra scheda, sempre che tu non abbia... La scabbia? Grazie. Samuele Di Martino, Limona. Limona, è la prima cosa che... Era un pitone di lingua, Samuele! Quanto è meglio di Rimoldigno, Samuele? Minchia, 20! What? Cosa? 27 milioni! Ma è tantissimo! Ti ha visto tutta Italia, Samuele! Ho limonato con una fan, sfida bacio. Ma ce ne vediamo tutti, mi sono scialato! Hai capito perché hanno 27 milioni? Allora, vediamo. Limonare, bacio, scappa. Secondo me ha smesso quando ha preso tipo la mononucleosi, tipo terribile, la peggior mononucleosi. Ragazzi, ho preso la scabbia. Guardatemi, sono diventato marroncino, arancione, non ho niente. Ragazzi, ho una fica sotto, non so come si cazzo sia successo. Ma torniamo. Mica se le nuove leve sono meglio. Fai bene a chiudere, Simone. Apri il vino, dai. Festeggiamo il video di Samuele. Samuele, grazie. Io vorrei farla una challenge così, però tipo orribile, perché faccio due cose orrende, uguali. Allora, indovina la canzone o paga tutte le mie tasse. Bene, non è male.
Ricordiamo 27 milioni di views per un video di Limone. Meritatissime. Credo che Samuele si sia divertito a fare quel video. Io ho l'impressione che lui veramente si sia scialato. Però questa è una mia idea, eh. Arrivo, sta arrivando Samuele. Guarda, con le moti, con uomo che corre. Ma dovremmo portare di donna. Senti Samuele, facciamo una challenge se ti sta bene, dove tu ci porti un tuo format, bacio Limone con noi, oppure se perdiamo, amen, ti tiriamo uno schiaffone di merda. Se vinciamo, schiaffone di merda, se no limoniamo. Che ne dici, con, piccolino? Con Samuele? Io sì, assolutamente. Samuele, ci staresti? Ma siete di Milano? Sì. Sto adesso ha 18 anni. E che c'è di male? Sì, che vuol dire 18 anni? Vuol dire che là ne aveva 11. Tre anni fa, quindi vuol dire che ne aveva 15. No, 2013, bro. 2013? Quel video del 2013. Aspetta che adesso Samuele ci risponderà di sicuro. 91. 91, quindi facciamo un attimo un rapido calcolo. 2, 9, 21 meno 9, 12. Aveva 12 anni? Avevi 12 anni quando hai fatto quella roba, no? Impossibile. Era 7 anni fa? Marco Limona, Daniele e Samuele valuta. No, no, facciamo, io voglio... Beh, a me piace Samuele, non mi piace, mi piacciono i giovani. Le nuove leve mi piacciono a me. Io posso darti quello che nessuno può darti. Già, ma guarda il leg press. Pensa il tuo culo col dentro il mio cazzo. No. Che lo leg presso. Pensa io che ti leg presso. Poi possiamo finirla? Possiamo finirla. Mi sento a disagio. E vai! Challenge epica. Quante ragazze riesco a limonare prima di morire di mononucleosi addosso? Comunque fa ridere come è famoso solo per baciare ragazzine. Bro, penso che sia la cosa migliore per cui essere famosi, sì. Sulla carta, eh. Non mi viene in mente niente di meglio. Io ho insultato i videogiochi e non me ne pento, amaramente. Mancano ancora 18 minuti di video, guardiamoci. Un cazzo. Ma al contempo sento che non capirò mai un cazzo. Non mi pongo le giuste domande e se non smantello veramente tutte quelle convinzioni di merda che mi hanno inculcato fin da quando sono piccolo. Cioè che la vita ha un percorso prestabilito, che devo dare una certa importanza a determinate cose. Dai bro, per favore, mi fai sempre sorridere tu. Che è successo? Tutto saliva, bro. Mi hai fatto ridere, scusami. E il cazzo. Fai schifo. Mi hai fatto sentire molto a disagio. Smettila, non farlo più. Se lo fa Vusi però è sexy? Se lo fa Vusi è tremendamente sexy. È una bellissima asiatica con due tette giganti che riesce pure a incrociarsi gli occhi mentre lo fa. Oh merda. Sì, molto più eccitante rispetto a un grosso Panzerfaust che caga nei marciapiedi e che ha come sogno di cagare in un ciclone, a quanto pare. L'hai sentito tu una volta? Io posso. Ma che pare non è. Si deve normalizzare tutto, no? Normalizziamo, dai. Io sono Vusi. Hashtag io sono Vusi. Con essere i soldi, il prestigio, il Michigan, l'educazione, tutte queste cose qua. Io vorrei fare tipo un cammino spirituale. Mi piacerebbe, che ne so, farmi 6 mesi. Che ne so, prova, no, 6 mesi, tipo andare, che ne so, a farmi tutta la muraglia cinese, a fare tipo... Ho l'impressione, forse mi sbaglio, che volesse dire di andare a provarsi la ayahuasca. Io non lo so perché ho questa cosa qua, che secondo me ha riso per questa cosa qua. Cos'è la ayahuasca? La ayahuasca è un potente allucinogeno che utilizzavano gli sciamani. Ma che cazzo puoi... Come fai a dire che volevo... Perché cammino, cosa va a fare un musicista là? Ride, sorrisino, no, non posso dirlo. Che cosa può essere se no? Milioni di altre cose. Ok, Simone, dimmi che cosa pensavi in quel momento. Se era questo, tiro un cazzotto enorme a Marco. Se invece era quello che diceva lui, compro una motocicletta e vado in giro. A cercare ragazzi con cui limonare. Sì. Dall'età dagli 11 ai 12. Oppure Samuele, direttamente. Farmi tutta la muraglia cinese. A fare tipo Into the Wild, può fuggire dal caos e dalla ripetitività. Stesso principio della DMT. Della società, proprio della... Io quando esco di casa, io abito vicino ad una piazza molto famosa di Roma, no? E diciamolo. E lì vedi proprio un circolo continuo di macchine, di gente che... Un circolo...
Bro, hai stoppato per dire una cazzata. Perché, non so, un circolo? Un circolo particolare, ci sembrava molto particolare questo circolo, sembrava quasi... Quasi? Dai, quasi? Non guardare loro. Come me, è persa nel lupo. Delle manate! Un circolo delle manate, sì, pensavo proprio volessi dire quello. Capito, non è che vado là e giù. Delle manate. Ah, guarda questi pecore, ma sono anch'io una pecora, siamo tutti... Bravi ragazzi, avete capito, delle manate, ma volevo fare un complimento a tutti. Applauso a chi ha detto delle manate. Era davvero difficile. Era difficile, soprattutto perché un meme che non ha mai avuto senso, non c'è stato nulla, nulla di questo meme, non c'è stata nessuna dignità e nessuna ragione valida per cui venisse ricordato. Se fino ad oggi. Il Torino Comics. Pecora. Scusami, riprendiamo. Scusami, sono perso. Tutti a pecora. Pecore, ma sono anch'io una pecora, siamo tutti impecoriti. Siamo tutti a pecora. È proprio il mondo che ci mette a pecora, rendendoci pecore. Quindi, God, io vorrei trovare uno... Quindi, non evitarmi. Io vorrei trovare uno stimolo, che sia spirituale, che sia mistico, che sia anale. Ci sono anche quelli. Qualsiasi tipo di stimolo che in questo momento è... Guarda, guarda che bellissima faccia. Anale. Guarda che bello, dimmi se questa persona merita di stare male o di limonare tutte le minorenni del pianeta. La seconda. Qualsiasi tipo di stimolo che in questo momento è assente. Credo di aver detto tutto, anche se in realtà non ho detto un cazzo. Quanto dura sto video? 14 minuti. Vabbè, regà, per concludere, smetto di fare video su questo canale. Le motivazioni penso di averle dette. Ma sta male un po'. Non sì, sta un po' male. Non penso di aver più nulla da dare o dire su YouTube, quindi ci vediamo tutti i giorni su Twitch. Non mi sembri contento per niente. Comunque, che agghiacciante frase. Non penso di poter dare o dire niente su YouTube, quindi ci vediamo ogni giorno su Twitch. Incubo, bro. Sembra agghiacciante. No, bro, mi sento terribile per lui, perché so anche che vuol dire, quindi no. Spero che Simone si riprenda e vorrei... Spero anche un giorno che ricominci a fare video, perché io, personalmente, l'ho seguito solo per i video. Quindi io sarei contento da fan di rivedere dei video di Tutubi, perché il Cerbero... Purtroppo non riesco a seguirlo, anche perché sono bannato, quindi non posso avere un account Twitch. Succhione.